qui con Claudio Giua, tra le altre cose direttore dell'Internet Festival. Abbiamo parlato durante la conferenza di media, di giornalismo, di comunicazione. Secondo lei, le faccio una domanda simile a quella che ho fatto al co-direttore della Stampa, c'è la necessità di improntare le start-up o rinnovare i media, soprattutto per quello che riguarda i collegamenti ormai sempre più grandi che ci sono con i social network, ad esempio Instant Article di Facebook, ad esempio i news aggregator come Google News? E poi una seconda domanda, gliela faccio insieme: non c'è il rischio che andare troppo verso queste grandi case che ormai cercano di fare anche loro notizia sia un modo per farle diventare case editrici dei giornali e sottostare poi alla loro potenza? Ma sono fenomeni difficilmente, come dire, contenibili, e forse non è il caso di contenerli. Che Facebook e Google siano gli editori è, diciamo, sotto gli occhi di tutti, soprattutto Facebook. Facebook fa informazione, pur non producendola direttamente, è una piattaforma attraverso la quale l'informazione passa in maniera costante, continua, è un flusso di informazione continua, informazione a ogni livello, informazione interpersonale, informazione a livello di gruppo, informazione a livello appunto di persone, intendo dire, informazione a livello di aziende che vogliono comunicare con gli utenti di Facebook o di Google, e via di questo passo fino ad arrivare all'informazione tradizionale, cioè quella che viene fatta da quelli che non avevano tempo ed erano tutto, cioè media. Quindi il fenomeno esiste, come è un fenomeno positivo, negativo, da un punto di vista della formazione di un'opinione pubblica informata, io credo che sia un fenomeno assolutamente positivo. Vero è che il livello di attenzione rispetto a questi strumenti è molto inferiore rispetto a quello che ci può essere nella lettura di un giornale o nel vedere una trasmissione televisiva ben fatta, no? Nel senso che la continua sollecitazione che uno ha scorrendo il flusso, la timeline di Facebook è tale per cui la concentrazione sulle cose va a perdersi nel tempo. Ma questo è un fenomeno che probabilmente con il tempo verrà, come dire, digerito da parte delle persone e le cose cambieranno. C'è uno sviluppo naturale, secondo lei? Uno sviluppo naturale, quindi non ci si può sottrarre a questo fenomeno. Che in questo terreno, per rispondere alla prima parte della domanda, si possono inserire delle iniziative di aziende, start-up, chiamiamole, ma aziende di qualsiasi livello, che possono migliorare in questo caso la fruizione dell'informazione proprio attraverso anche questi strumenti, credo che sia non solo una cosa possibile, ma auspicabilissima. Grazie tante, grazie.